Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosh. Riprendiamo con Batman Arkham Knight. Siamo diretti alla torre dell'orologio, dove Alfred ci darà nuove notizie sul dispositivo nubifragio. Ma perché ripartiamo dal commissariato di polizia? Perché ho consegnato alla legge diversi criminali ricercati che fanno parte delle missioni secondarie. In realtà ragazzi, ne avevamo parlato diverse puntate fa, se parlo o no. Ne ho fatte tre, quella del crimine perfetto, quella di due facce e quella di Firefly, che era il piromane. E devo dirvi la verità ragazzi, sono proprio, no, inutili, però comunque sono veramente secondari, cioè veramente marginali, non hanno una vera e propria storia, ecco, tutto qua. Diciamo che mettono in risalto alcune tematiche, alcune tecniche di gameplay. Quindi per esempio, per quanto riguarda due facce, c'erano i suoi sgherri che facevano le rapine e noi dovevamo sventare le rapine sconfiggendoli tutti. Cioè in realtà non è niente di che. Oppure Firefly, facciamo l'inseguimento con la Batmobile. Veramente niente, niente di che. Detto questo ragazzi, andiamo alla torre dell'orologio. Magari ne approfondiremo una volta finito il gioco, c'è tempo. Adesso andiamo alla torre dell'orologio, perché dobbiamo almeno recuperare il dispositivo nubifragio. Nelle scorse puntate veramente è successo di tutto. È morta Barbara, abbiamo incontrato Robin, non glielo abbiamo detto, e questa è la cosa che sinceramente mi colpisce di più. Mi fa dubitare di Batman. Ho letto un sacco di vostre teorie sotto nei commenti, e se ne avete altre ragazzi fatemelo scrivetemelo qui sotto. Fatemelo scrivetemelo. Vabbè, tutto ci ricorda lei qui. Eccola la foto, insieme probabilmente a noi, ma non lo scopriremo mai perché è entrata la modalità detective senza un motivo e non la posso togliere. Vabbè, cerchiamo almeno ragazzi di vendicarla e di rendergli onore con una vendetta importante. Spaventapasseri? È lì che ci guarda. Vai Batman, usa il tuo computer. Mo' partono i pornazzi che lasciate aperti. Alfred, prendi le immagini dallo scanner di bordo del Batwing. Certo, sir. Come può vedere, il Batwing ha completato la scansione orbitale di Founders Island, ma niente dispositivo nubifragio. Ovviamente l'avvertirò non appena ci saranno novità, ma... Ah, un momento, ricevo una trasmissione d'emergenza dagli studi cinematografici. Oh, porca vacca, chi sarà? Batman, spero che tu riesca a sentirmi. Gli studi sono sotto attacco. Robin è nei guai. Ascoltami attentamente. Devi isolare quella stanza. Non possiamo far uscire gli infetti. Ma certo. Dimmi cosa... Harry! Ne ho abbastanza di te! Beh, guarda chi è in ritardo per salvare la situazione. Come va, pipistrello? È passato un bel po'? Harley Quinn. Ma allora ti ricordi di me? È strano, perché hai ucciso l'unica persona che abbia mai amato. E ora vengo a sapere che ti tieni un'intera generazione di nuove Joker tutta per te. Lo so. Imbarazzante. Non farlo, non sono stabili. Oh, non sono stabili? Perché non provi a guardarti allo specchio qualche volta? Oddio, non sono in disaccordo. Alfred, devo andare agli studi. Faccia presto, sir. La signorina Quinn è instabile. Robin potrebbe essere in pericolo. Tutti dentro quello stabilimento sono instabili. Mamma mia, quando faccio queste battute mi vergogno di me stesso. Via ragazzi, versi gli studi cinematografici. Te l'avevo detto di sterminare quella manica di fotocopie sbiadite. E che non si azzardino ad ammazzare Robin, Batman. Quella è una mia idea. Va bene Joker, però non farlo mai più. Non ci spaventare. Via ragazzi, versi gli studi cinematografici. Harley Quinn ci aspetta. Tra l'altro, quando ho comprato il gioco ho anche il DLC di Harley Quinn, vabbè, DLC ragazzi, robe marginali. Comunque andiamo a salvare Robin dalle grinfie di Harley Quinn. Oddio, salvare, vabbè. Comunque Harley Quinn ha il dente avvelenato ragazzi, l'avete sentito. Ci incolpa per la morte di Joker. In realtà non è proprio così. Se avete giocato ad Arkham City ve lo ricorderete come è finita, come è morto Joker. Vi ricorderete che dopo Batman Arkham Asylum Joker era praticamente intossicato dal Venom, questa sostanza. No, dal Titan, scusate, no, il Venom era quello di Bane. Dal Titan, questa sostanza che lo aveva geneticamente alterato. Vi ricordate, l'ultimo boss di Asylum era qualcosa di assurdo. E in City lo troviamo veramente provato, quasi in fin di vita, dagli effetti collaterali di questo Titan. Però
per cercare la cura. Che fece quel maledetto furfante, quel maledetto clown? Ci, appunto, ci contagiò, ci iniettò il suo sangue in modo tale da legarci indissolubilmente. Se avessimo salvato lui, avremmo salvato anche noi stessi. Mamma mia, Joker è troppo geniale. Apri. Impronta vocale errata, accesso negato. Ben tentativo, Batmostro. Harley ha cambiato il codice d'accesso vocale. Posso regolare il modulatore che ho preso al conducente del cavaliere per sintetizzare la sua voce. Ah, che rigacci, proprio quello che abbiamo rubato tipo 720 puntate fa. Vabbè, quindi adesso fregheremo la voce alla bella Harley Quinn. Guarda chi è in ritardo per salvare la situazione. Come va, pipistrello? È passato un bel po'? Oh, completamente a caso sono andato. Calibrazione vocale completa. Dai. Ora posso usare il sintetizzatore vocale per imitare Harley e aprire la porta. Devo scegliere un bersaglio prima di dare ordini. È quello. Ah. Apri! Apri! Deve essere successo qualcosa. Forse la radio è rotta. Oh, il cazzo. Fatto che battono la chiacca, farò strappare loro le braccine da Vicar, una dopo l'altra. Così non va bene. Che diavolo? Qualcuno gli ha messo il KO. È stato quel maledetto pipistrello. Tete. Fate atterrare subito l'elicottero. Voglio più uomini sul tetto e torrette attive a guardia dell'entrata. So, ragazzi, che siete rimasti ipnotizzati. Non pensate di tornare qua giù finché non è morto Stecchito! Mi avete capito? Ha ha ha! Tu pensi che delle torrette ci possano fermare? Che dici, Joker, eh? Devo Bella ripulire il tetto. Cazzo. Posso usare il sintetizzatore vocale per manipolare gli uomini di Harley. Vabbè, ragazzi, io direi Harley. Che la prima Tutta cosa da fare... con quelle non abbastanza pallide imitazioni mentre io sono qui con te. Quello che mi sfugge è come abbia fatto a trovare la tua super base segreta, Batman. Non trovava nemmeno il suo riflesso nello specchio quando ero vivo. Come se qualcosa avesse tenuto a freno. Ah, è vero, oddio. Però sto cominciando a pensare che Joker non dica le cose così a cazzo di cane. Effettivamente, come ha fatto a scoprire che quello era la nostra base segreta? E per esempio, come ha fatto? Ma come lo spaventapasseri ha preso Barbara, che era la nostra collaboratrice? Cioè, queste cose sono un po' strambe. Però, vabbè, ragazzi, abbiamo fatto fuori subito il mitragliatore, così avremo vita più facile. Anche se penso che qua dovremmo fare le cose un po' più stealth. Ho visto che qualcuno lo apprezza, qualcuno vorrebbe un po' più di botte vecchio stile alla Bud Spencer e Terence Hill. Però, insomma, ragazzi, in questo momento credo che sia il caso di fare le cose con cautela. Tornando a bomba su quello che diciamo prima, quindi del rapporto che c'è stato tra Batman e Joker in Batman Arkham City, che poi ha portato a questo, è interessante ricordare le ultime fasi proprio di Arkham City, ovvero si è scoperto tutto il complotto. Ora io non ve lo voglio spoilerare, nonostante c'è talmente tanta gente che ha spoilerato sotto i commenti, ragazzi, che veramente meriterebbe, non lo so. Tanto quello vuole mettere la torretta, io glielo devo impedire. Cioè, proprio, ragazzi, un girone dell'inferno a parte. Eseguirei i miei ordini finché è occupato. Ok. Possiamo farli, li possiamo fregare dandogli degli ordini. Ma adesso, una tecnica alla Mike Shosh, a Bud Spencer. Li facciamo fuori così. Dove sei? Vabbè, insomma, ragazzi, non ve lo spoilerò tutto, però vi spoilerò il finale. Vabbè, però, ragazzi, se non avete mai giocato a Arkham City, state vedendo questo qua, cioè siete solamente dei pazzi. Quindi vi prendo la libertà di dirlo. A parte l'ho già detto. Però, vabbè, detto questo, ragazzi, tanto questo è un momento chiacchiericcio. Insomma, Batman avrebbe anche salvato la vita di Joker, perché ricordiamoci che tutta la rincorsa di Arkham City è fatta per, appunto, trovare questa cura e in teoria darla a Joker. Però salvando Joker avremmo salvato anche noi stessi, e viceversa, salvando noi stessi avremmo anche salvato Joker. Quindi era una situazione al limite. Se non fosse che proprio alla fine Joker ci ha svelato il suo, insomma, il suo piano, che era praticamente scambiarsi con Clayface, faccia d'argilla,
E soprattutto, ragazzi, ha fatto una cosa gravissima. Ha ucciso Talia al Ghul, l'amata, e comunque la donna di Batman. Non tutti sanno che Talia al Ghul, appunto, è effettivamente l'amore di Batman. Questa ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Qualcuno diceva: no, Mike, ma guarda che è Catwoman. In alcuni universi è anche Catwoman. Ma Batman fa un figlio con Talia al Ghul nella continuity originale. Dobbiamo abbattere quelli lì. I sensori del drone, insomma, sono momentaneamente. Tra l'altro, Damian Wayne, che ha preso anche il posto di, del quarto Robin e di un secondo Batman. Cioè, no, no, un terzo Batman. Vabbè, vabbè, chi se ne frega. Fatto sta, ragazzi, che uccide Talia al Ghul. E in più, per la sua coglionaggine, distrugge anche la cura. Cioè, non siamo stati noi a non dargliela. È stato lui che, per essere il solito clown pazzo, ci ha attaccato e nella colluttazione è andata distrutta la cura. Per questo io dico: dispiace che Harley Quinn dà la colpa a noi, ma noi c'entiamo ben poco. Però, parlando di Harley Quinn, ragazzi, visto che tanto dobbiamo aspettare che questo venga qui e facciamo fuori tutti, approfondiamo un po' il personaggio, no? Voi sapete, Harley Quinn è, diciamo, la spalla di Joker, l'amata, non ricambiata da Joker, anche se in alcuni universi è ricambiata, alcune volte sì, alcune no. Maggior parte del tempo no, diciamo che lui se ne serve. E lo ha sempre fatto, sin dai primi, dal primo incontro, perché voi dovete sapere che Harley Quinn era la psichiatra di Joker, quindi nel manicomio, nell'asylum, eccetera eccetera. E lui l'ha plagiata a tal punto col suo charm, con il suo carisma, che lei ne è rimasta ossessionata al punto da diventare Harley Quinn, da fare tutto insomma per lui, e arrivare addirittura a seguirlo nella sua strada criminale, nella sua pazzia, nella sua follia. Che belle ste cose, ragazzi. Ste cose ve le dice solo Mike Shosha, ricordatevelo sempre. E non solo in Batman, anche in tutte le altre serie. I suoi uomini sono sistemati, è ora di pensare a Darley. Vabbè, ho fatto fuori tutti, ragazzi. Devo riprendere fiato. Penso che taglierò qualcosa. Boh, sì. Comunque entriamo dentro, prendiamo Harley, perché c'è il giovane Robin Sherbusky, che se la vede brutta. Tra l'altro ci ha chiamato quell'Harry, quindi cioè è tragica la cosa. Quel vecchiaccio che lo stiamo studiando come un topo. E vabbè, scendiamo. Quanto dura? Oh, cazzo parola. Ah, quanti ricordi. Tu, io e un reparto di psicotici assassini. Non ti sei mai sentito così a casa, vero? Oh, andiamo. Ti credi diverso perché non hai mai ucciso nessuno? Ultime notizie! Hai ucciso me. Ero lì, ricordi? Hai distrutto la cura davanti ai miei occhi. Mi hai guardato morire dal ridere. E poi, dopo avermi ucciso, hai detto che avresti fatto a metà. Non sai ammettere la sconfitta, vero? Nemmeno come regalo di addio. Oh, meno male che ve l'ho raccontata prima sta storia. Ma ora che sono all'interno, oh, sappiamo entrambi la verità. Hai già ucciso in passato. E stanotte ti costringerò a farlo ancora. Cioè, sono proprio Thug Life. Cioè, ragazzi, ho anticipato il gioco. Pensate quanto sto avanti. No, però non è veramente come dice lui. La cura l'ha distrutta lui. E poi alla fine Batman, con un Joker ormai finito, gli ha detto, mi ricordo tipo gli ha detto: avrei diviso la cura con te. Oh, che è successo? Si è passato attraverso. Vabbè, gli ha detto tipo una cosa così, e lì Joker muore. Sì, è vero, è morto dalle risate, insomma. Quello mi fece un po' sorridere. Ma a parte che è uno dei finali forse più belli in assoluto. No, in assoluto no, però è un grandissimo finale. Insomma, meno male che ve l'ho raccontata prima, così almeno vi ho chiarito pure questa cosa. Cioè, io capisco quello che dice Joker. Cioè, nella mente, evidentemente, Batman se la... Apri! Identità confermata. Apri! Arrivo, Robin! Ti vengo a dare una ci ha tirato subito il coso in testa, così non vediamo nulla. Forse Batman è divorato da rimorso. Comunque è uno che ci rimurgina un sacco sopra, perché non è la prima volta che ci pensa così tanto. Vabbè, ma d'altronde è diventato un vigilante per la morte dei genitori. Insomma, la morte lo contraddistingue e se la porta dietro. Cioè, ci sono diversi personaggi, ragazzi, che
faccio un esempio. Vi ho raccontato un po' come lo ricordo, se ve l'ho raccontato approfonditamente, però Jason Todd, il secondo Robin, è una figura abbastanza particolare, abbastanza tormentata. E la morte di Jason Todd, per mano tra l'altro sempre di Joker, sarà una delle cose per cui Batman non si perdonerà mai. Tanto è vero che hanno fatto diversi altri albi in cui ritroviamo un Batman proprio preda di incubi, di, insomma, del rimorso, di, insomma, si dà la colpa della morte di Jason Todd, nonostante, cioè, se c'è un coglione è proprio Jason Todd. Però, cioè, in realtà non è coglione, perché la storia della morte, ragazzi, è particolare. Forse la racconteremo in altre serie. Vabbè, non raccontiamo adesso. È tipo lui che va alla ricerca della madre. Comunque era un tipo abbastanza che faceva di testa sua. Trovata la madre, che tra l'altro conosceva anche Joker. Insomma, si arriva a un punto in cui Joker rinchiude sia Todd che la madre in uno stabile pieno di esplosivi. Batman non fa in tempo, esplode tutto e muore. Cioè, questa è detta proprio a livello becero, però. Diciamo che non si perdona il fatto di non essere arrivato in tempo, e quindi questo lo tormenterà in diverse altre avventure di Batman. Tant'è vero che lo stesso Tim Drake, questo Robin, spesso e volentieri nel fumetto Batman lo chiama per sbaglio Jason. È una cosa un po' particolare, ragazzi. Poi l'hanno fatto resuscitare, quindi pensate un po'. Gli infetti, dove sono? Non sono infetti, sono Joker. Ce li ha Harley. E non se ne andranno finché non ti avranno ucciso. Come ci ha trovati? E com'è entrata? Io glielo direi al posto tuo. Non è facile trovarlo di buon umore. Che vuoi che ne sappia? Oh, forse è più furba di quello che credi. Ne dubito. Boom, destro in bocca. Good night. Controlliamo il bat computer. Buona idea. Il bat computer. Andiamo al bat cesso. Hai preso il bat fazzoletto? Sto isolando l'intero edificio. Nessuno uscirà finché non ci saremo occupati degli infetti. Che Harley Quinn. È entrata ora, nessun allarme, nessun avviso. Il riconoscimento vocale non funziona bene. Forse. Nessuna traccia di violazione. Se sono ancora qui, il software di riconoscimento facciale li troverà. Eccoli. Albert King è nel set del Selvaggio West. Pare stia preparando il suo match di ritorno. Hanno portato Christina Bell al set della casa stregata. Harley ha messo degli uomini armati di guardia. Carisma si trova sul palco. Non so cosa abbia in mente. Non lo so, però quello più difeso mi sembra quello della ragazza Bell. Vabbè, andiamo, ragazzi, però io... Va bene, sappiamo dove sono. Ora dobbiamo solo riportarli indietro. Dovrebbe essere facile, no? Non lo dire. Comunque siamo nei panni di Joker. Di Robin, dai, voglio giocare un po' con Robin. Ragazzi, una cosa che mi preoccupa è che questi sono entrati senza violenza. Una cosa un po' strana. Cioè, la cosa divertente è che comunque, se vai in giro per strada e senti i criminali, dicono: guardate che gli stabilimenti della Wayne Tech sono inviolabili. E questa è addirittura di Batman. Cioè, non di Bruce Wayne, è di Batman. Quindi proprio non ci dovrebbe entrare nessuno. Comunque, io direi, ragazzi, di andare, di fare questa sequenza. Andiamo da quello insomma, quello grosso, poi la donna e poi Carisma, che è quello che... Vieni chiusa questa porta, Henry. Non far passare nessuno che non sia io o Batman. Sì, ti si affida Harry, quel vecchiaccio. Che poi perché ci dovrebbe aiutare? Cioè, lo abbiamo tipo rapito per settimane. Che tra l'altro è l'unica cura. Come te la passi, pipistrello? Hai un bel posticino qui. Sarebbe piaciuto al mio Joker. È il tipo di posto che avrebbe scelto. Peccato che è morto. Oh! Tra l'altro per mano nostra... No, vabbè, per mano nostra no. Ve l'ho già ribadito. Vabbè, ragazzi, quindi riprendiamoci quei tizi, perché non possono andare in giro. Non possono andare in giro a infettare la gente. Tra l'altro dobbiamo pure risolvere questa questione della malattia, vedete? Lo svegliarsi giorno dopo giorno e sapere che non vedrai mai più il suo bel faccino. Perché ne sai? Te lo dico io. È un tormento. Certo, ora. Beh, ora ho tre Joker nuovi di zecca. E ognuno di loro è assolutamente perfetto. Allora, ragazzi, allo stage già non possiamo entrare, quindi... Io non mi avvicino alla Belle. Quella è pazza. Oh, ha salito Hudson e gli ha cavato un occhio con le unghie proprio davanti a tutti. Harley, che ha fatto?
Niente, te lo giuro. Se qualcuno guarda storto la Belle, qui in Daddy Matton. È tutto troppo incasinato per me. Aspetto solo che le vengano i capelli verdi. Non parla d'altro che di Batman. È una... Oh, this is Sparta! Hello, motherfucker! Se ci fosse stato Tamper, sicuramente l'avrebbe detto. Quindi, facciamo fuori questi. Harley Quinn vuole fortemente questi malati, questi fake Joker. Non capisco il perché, sinceramente. Non sono Joker. Però, vabbè, magari gli ricordano il suo amato, beh, giustamente. Tra l'altro, se fosse stato più furbo, sarebbe ancora qui con noi. E noi avremmo avuto un nemico fantastico. Vabbè, comunque, aspetta, no. Devo dire, devo essere sincero, ragazzi. Lo spaventapasseri non si sta comportando bene come nemico, eh. Poi ha fatto quella bastardata di ucciderci Barbara Gordon, cioè proprio dislike. Però, cioè, quando hanno annunciato Arkham Knight e che insomma, il cattivo principale sarebbe stato spaventapasseri insieme al cavaliere di Arkham, ho detto boh, vabbè. Cioè, Joker è Joker, è over the top. Pure, non riuscirai a passare di qui. Tu lo sai che riuscirai a scappare di qui è il mio... Robin, aspetta qui. Secondo nome. Faremo prima se lo affrontiamo insieme. Quando tocca a me? Lo saprai quando lo vedrai. Lo sentirai. Queste sono le classiche frasi quando uno sta per morire, quindi Robin sta attento. Vieni. Non funzionerebbe, se voglio sconfiggerlo devo aggirarlo e collaborare con Robin. Siamo appena scesi, Batman, sta tranquillo. Cosa? Vi ho forse spaventati? No, ci dobbiamo avvicinare di soppiatto e fare un capo di coppia. Coraccio questo, regà. Abbiamo certo 4 saracche in bocca. Provavo il tuo autocontrollo. Ce l'ho fatta? Devi no. Fare pratica. Ce forza. Fatta. No. Mamma mia, Batman, te veramente... Ho capito che sei cresciuto senza genitori. E si vede, cacchio. C'è un briciolo di cuore. Non ce l'hai, non ce l'hai. Guarda qua avanti, so. Su, signorina. Dobbiamo andare in un posto sicuro. Stiamo scherzando? No. Io voglio un posto in prima fila. Se le succede qualcosa, Harley vi ucciderà. Sì, naturalmente. E non appena Batman vedrà come mi avete trattata, manderà al tappeto te. E te. Beh, magari non te. Ma senz'altro te. E te. Ops. Beh, ora le cose sono più equilibrate. Comunque. Quando vi avrà sistemati per bene, io e Batman avremo questo posticino tutto per noi. Perciò andate laggiù e costringetelo a dimostrare quanto mi desidera. L'avete sentita? Andiamo. Cribbio non doveva ucciderlo. Vabbè, era una cavolata, ragazzi. Bastava mandarci Robin addosso. Vabbè. Quindi a taglio direttamente sta parte. Vai, Robin, sputa la porta! È tutto mio! Oh! Maledetto uccellino fastidioso! Sono la tua amica del cuore! Mi ha strappato via mezza faccia. Dimmi la verità. Come sto? Come se fossi troppo lento. Guardate tra l'altro come sta per terra. Proprio che è Gesù. Chi è che diceva? Come Gesù Cristo. Vabbè ragazzi, dai. Riportiamo questi corpi direttamente all'indietro. Sto dicendo cose che non c'hanno una grammatica, una sintassi. Però ragazzi dai, scopriremo di più nella prossima puntata. Io direi che è arrivato il momento di salutarci. Un saluto a tutti da Max Shosha. Mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Fatemi sapere che ne pensate. Giunti a questo punto, nelle prossime puntate recupereremo anche gli altri infetti. Robin sbrigati. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.